Storie di paura di Masha. Oggi vi faccio una domanda. Qual è la cosa più terribile della scuola? I compiti in classe. Compiti e interrogazioni sono l'incubo degli scolari. E tra le materie che studiamo, alcune sembrano così noiose che è davvero difficile mettersele in testa. Prendete Archie, per esempio. Quando i professori lo interrogavano, cominciava a tremare come una foglia. E tremava ancora di più quando c'era il compito in classe di storia. Quello sì che era un vero incubo. Lui detestava studiare la storia. Odiava gli Egizi, le imprese di Cesare o le battaglie di Napoleone. Troppe date da ricordare. Poiché non studiava bene, un bel giorno gli successe una cosa veramente paurosa. Tutto accadde in autunno, durante una serata piovosa. Archie era a casa a studiare storia. Tentava di concentrarsi, ma aveva un gran sonno, anche se sapeva che il giorno dopo ci sarebbe stato il compito. La storia è troppo noiosa, non posso impararla! Poi ebbe un lampo di genio. Oh! Poteva fingere di essere malato? Quindi saltò sul letto e si infilò felice sotto le coperte. Rimase così per qualche minuto, finché non si accorse che qualcuno si stava avvicinando a lui. L'ombra si allungava sempre di più. Archie, spaventato, si sedette sul letto. Proprio di fronte a lui c'era un dottore che lo stava fissando molto severamente. Se tu sei così malato come dici, ti dovrò guarire alla svelta. Dovrò farti ricoverare in ospedale e forse operarti. In quel momento scoppiò il temporale. La situazione era davvero spaventosa. Archie chiuse gli occhi e quando li riaprì non gli sembrò di trovarsi in ospedale, ma bensì a scuola. C'era la luna ed era ancora notte fonda. Come mai si trovava a scuola? Sulla lavagna c'era scritto «Compito di storia». Alle pareti c'erano quadri di personaggi storici, ma Archie non era solo. C'erano anche i suoi insegnanti, vestiti in modo buffo. Archie era molto sospettoso e si chiedeva cosa volessero da lui. La sua maestra sembrava uscita da un libro di storia. Era vestita come Cleopatra, la famosa regina d'Egitto. Vicino a lei qualcuno giocherellava con la penna. Era una figura imponente, come il preside della scuola. Sembrava Giulio Cesare, il famoso condottiero romano. In quel momento, l'insegnante di ginnastica arrivò a cavallo della cavallina ed era vestito come Napoleone, l'imperatore di Francia. I tre si scambiarono delle occhiate. Poi si alzarono in piedi, erano decisi a smascherare l'inganno del piccolo Archie. Tu non sei malato, non prenderci in giro. Tu imbrogli, stai dicendo delle bugie. Se hai studiato, rispondi alle domande. Vogliamo vedere cosa hai imparato a scuola. Forza, dai un'occhiata a questi foglietti. Sono tutte cose che si trovano nel tuo libro. Se hai studiato, saprai rispondere. Coraggio, ragazzo, sono solo tre domande. Archie però non aveva studiato e sbagliò tutte le risposte. Cleopatra è il nome di un fiume che si trova in Tibet. Eh? E alla seconda domanda rispose sicuro. Napoleone? Io adoro la torta Napoleone, è fantastica, è la mia passione. Ma non era la risposta giusta. Cesare? Cesare è un'ottima insalata. Si fa col formaggio, la lattuga, i crostini e anche con il pollo. A quelle risposte Cleopatra si sentì male, al punto che l'acqua le andò di traverso. Allora Cesare si rialzò e prese la parola. Questo bambino è ignorante, bocciamolo! Napoleone sguainò la spada, poi cambiò idea e afferrò il mappamondo. Pensò che per far entrare la storia nella testa del bambino, l'unica era mirare la sua testolina vuota. Ma fortunatamente Archie si svegliò.
ho fatto un bruttissimo sogno, interrogato da Cleopatra, Cesare e Napoleone. E per evitare di avere incubi in futuro, Archie decise di mettersi a studiare la storia. Se volete svolgere bene i vostri compiti in classe, dovete studiare. Solo in questo modo sarete promossi. Sarete d'accordo con me? Certe volte i grandi si preoccupano troppo di quello che mangiano. C'era una volta una nonna preoccupata perché a suo nipote non piaceva quello che cucinava. Lei preparava ogni giorno tante cose buone, sperando che il nipote le mangiasse. Ma niente da fare, non gli piaceva assolutamente nulla. E questa sarebbe una torta. No, 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 no. Allora un giorno la nonna gli diede una cosa semplice, un pomodoro. Ma il bambino strillò ancora più forte. Non voglio mangiare i pomodori, nonna, non mi piacciono. Voglio dei pomodori di cioccolata, quelli mi piacciono. Ha! Lanciò il pomodoro così forte che si spiaccicò sul muro. Poi con un tonfo cadde sul pavimento. E sapete cosa rimase sul muro? Un'enorme gocciolante macchia rossa. Il bambino continuava a rifiutare il cibo che la nonna preparava per lui. Un giorno, all'improvviso, si accorse che la nonna era sparita. Oh, che brutta situazione! Quello sì che era un incubo spaventoso! Il bambino era preoccupatissimo, non era abituato a stare a casa da solo e si nascose sotto il tavolo. Nonnina, ti prego, torna subito qui, non voglio restare da solo! Ma nessuno rispondeva. Oh no, povero me! Forse quella macchia sul muro ha risucchiato come un aspirapolvere mia nonna! Il bambino non capiva perché la nonna fosse sparita. C'era un silenzio inquietante. Solo il frigorifero faceva degli strani rumori, come se stesse digerendo qualcosa nella sua pancia. Le tende erano tirate, poca luce filtrava dalla finestra e nella penombra la macchia rossa luccicava sgocciolando succo di pomodoro. Il ragazzino pensò di cancellare quella spaventosa macchia, ma quando provò a riempire il secchio d'acqua, dal rubinetto non uscì neanche una goccia, mentre dal suo interno si sentivano strani rumori, simili ad un inquietante cigolio. Oh, sarà un ippopotamo coccodrillo che vive nelle tubature! Aiuto, nonnina! Vieni a salvarmi! Ho paura di restare qui! Ma nessuno rispondeva. Fuori il vento soffiava forte. La finestra sbatté all'improvviso. E il bambino urlò dalla paura. Aiuto, che orribile ventaccio! Non voglio nemmeno guardare! Scommetto che là fuori c'è un drago che vuole mangiarmi! All'improvviso ci fu un lampo accecante e subito dopo un forte tuono. Si era scatenato il temporale. E in quel momento il bambino sentì suonare il campanello. Era paralizzato dalla paura. Il mostro era lì, era arrivato! Devo nascondermi così non mi troverà! Il bambino si nascose dietro al divano e sentì la chiave girare lentamente nella serratura. Non devo aver paura! Ormai sono grande! Corse a prendere una scopetta, la strinse in pugno e si preparò a difendersi. La serratura scattò, la porta cigolò. E chi vide affacciarsi nella stanza? La nonna! Cosa fai con quella scopa? Guarda, ho comprato qualcosa che sicuramente ti piacerà. Vieni, caro, è ora della merenda. E la nonna tirò fuori dalla borsa un sacchetto di biscotti, due cestini di fragole, delle banane e del gelato alla vaniglia. Aveva trovato anche i pomodori al cioccolato. Guarda, ero tanto preoccupata per te perché ti ho lasciato a casa solo soletto. Non ti sei spaventato per il temporale, vero? Oh no, nonnina, non mi sono spaventato per niente, disse felice il bambino mentre si dava da fare per pulire il pavimento. Anzi, per aiutarti toglierò questa macchia di pomodoro. Io non ho paura, nonna, sono grande ormai. Prese il secchio e lo straccio e cancellò dal muro quella brutta macchia di pomodoro.
lo sanno tutti che i grandi hanno sempre tante cose da fare. Se per un pochino restate soli, non dovete brontolare. Fate tutti i compiti e poi qualcosa di utile. Prendete straccia e scopa e pulite la vostra cameretta. Ah! E non lanciate mai i pomodori contro il muro. Ciao, ciao! Dunque, dunque. Non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono tuttiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!